Gianni, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, un pochino di confusione alle spalle, qui siamo in mezzo a bambini. Sì, qui la confusione non manca mai, per fortuna, anzi. I bambini sono sempre una confusione piacevole, anche se magari fanno rumore, però sono sempre la nostra carica. Senti, qui siamo a Wonder Park, prima periferia di Pistoia. Un parco giochi al coperto, ma non soltanto questo. Certo, non soltanto questo, ci teniamo sempre di più a ribadirle, a portarla fuori come messaggio, perché diciamo, sì, siamo un parco giochi, però siamo un parco giochi secondo noi che con una marcia in più, in quanto facciamo diciamo tantissime cose, tantissimi eventi, pensiamo a tutta la famiglia, quindi non solo chiaramente più piccoli rimangono chiaramente il nostro core business, però alla fine è tutta la famiglia diciamo che cerchiamo di curare con tantissimi eventi, tra cui anche appunto cena a tema, eventi. Ecco, perché ad esempio là dietro, scusa se ti interrompo, certo. Ho visto che hanno sfornato le pizze. Eh sì, qui le pizze sono il nostro forte, anche se stiamo cercando di crescere anche come ristorazione, quindi non siamo più da ormai un anno e mezzo quasi solo pizzeria, ma siamo anche un ristorante a tutti gli effetti, cercando di crescere nei limiti chiaramente del possibile, rimanendo sempre diciamo un po' attaccati a quella che è la nostra filosofia di non andare mai a fare cose troppo complicate, però cerchiamo di farle bene. Ecco, e questo diciamo ci introduce a quello che è l'argomento dell'intervista, la Toscana in bocca, quindi un evento dove si parla di ristorazione, di cucina, di Pistoia, però anche di Wonder Park. Certo, siamo stati chiamati dall'amico Valerio, siamo stati subito felici di aderire con questo progetto appunto di intrattenimento dei bambini, che poi sposa un po' quella della nostra filosofia, unire la ristorazione al divertimento anche dei bambini, che fa sì che poi diventi divertimento anche tutta la famiglia. Questa è un po' la nostra filosofia, la famiglia può tranquillamente stare qui a cenare o a pranzare mentre i bambini giocano. Speriamo di fare la stessa cosa alla Toscana in bocca, intrattenendo appunto i bambini con tantissime attività, mentre i genitori magari potranno girottolare tra i vari stand e gustare tutte le cose che prepareranno gli chef. Anche piccola scuola di cucina? Anche piccola scuola di cucina, perfetto, bravissimo, sì, perché diciamo da quest'anno abbiamo proprio creato un format con delle lezioni di cucina un po' particolari che appunto porteremo anche alla Toscana in bocca. Se il format e piccoli chef crescono, si rifà un po' il filone che adesso va tantissimo di moda con il discorso di junior master chef e quant'altro, però il nostro diciamo è un format molto più leggero, più educativo, più senza nessun tipo di gara o niente di che. È proprio un modo per insegnare ai bambini cose semplici, però unendole sempre al divertimento, quindi lezioni di cucina un po' particolari, che ovviamente non vi svelo niente di più perché altrimenti poi l'effetto sorpresa verrà un po' a mancare, però secondo me ci divertiremo anche lì. Due appuntamenti, il venerdì e la domenica alle 16:30 con piccoli chef crescano di Wonder Park, secondo me ci divertiremo. Senti, invece tornando alla sede dove siamo ora, gli orari di apertura? Gli orari di apertura qua, noi siamo praticamente sempre aperti dal lunedì al lunedì, però apriamo dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19:30, mentre venerdì, sabato e domenica facciamo anche ristorazione alla sera, e la domenica grandissima, ormai da un paio d'anni facciamo anche il pranzo, quest'anno è veramente esploso proprio grazie anche a piccoli chef crescono, che fa sì che i bambini che poi fanno la lezione rimangano a pranzo e si possano gustare tutte le cose che preparano, quindi veramente siamo veramente contenti. Perché ora che stiamo facendo questa intervista è un martedì pomeriggio, sono le 18, però vedo che dietro di noi si festeggiano compleanni, sì, bambini sì, che sì, si rincorrono. Sì, qua diciamo chiaramente festeggiamo anche compleanni, è una delle nostre attività principali, però anche lì cerchiamo di dargli sempre quel tocco in più, facciamo animazione, tra un po' uscirà fuori da quella porta là, uscirà fuori un draghetto un po' dispettoso, c'è cioè Peppa Pig, insomma qua il divertimento non manca mai. Va bene, senti, io ti ringrazio per ora, prima che si raffreddi mi vado a catturare un pezzo di pizza, ci vediamo alla Toscana in bocca, ciao Gianni, grazie. Ciao, grazie a te, ciao.